Benvenuti amici di Betting Channel, bentornati sul canale. Vorremmo fare un po' di video più brevi per rispondere a delle domande specifiche che ci vengono poste dagli utilizzatori di Betting Toolkit su argomenti particolari. Se avete qualche domanda specifica, non esitate a farcela anche scrivendo nei commenti al di sotto di questo video. Se è una questione che merita, diciamo, l'attenzione generale, faremo dei video appositi per rispondere. Perché è meglio magari vedere le cose fatte direttamente sulla piattaforma per capire come si fanno, piuttosto che dare semplicemente una risposta testuale. Una questione posta è questa. Ho fatto diversi trade su mercati diversi dell'exchange, come faccio ad avere sotto controllo la situazione generale? Come faccio a capire in quali mercati magari ho ancora una scommessa aperta, su quali mercati ho avuto profitto, su quali ho avuto perdite e così via. Un metodo rapido che si può usare in Betting Toolkit è il seguente. Allora, facciamo un esempio. Selezioniamo lo sport, selezioniamo un evento, selezioniamo un mercato e andiamo a mettere dentro un po' di scommesse. Ok? Selezioniamone un altro, casualmente, e andiamo a mettere delle scommesse. Ovviamente non fatelo a casa perché stiamo facendo scommesse senza un senso adesso in questo momento, solamente per fare vedere come si fa. Allora, noi adesso per esempio abbiamo messo abbiamo due mercati sui quali abbiamo le nostre scommesse. Come facciamo a capire dove stanno queste scommesse? Perché è chiaro che una volta che noi selezioniamo l'evento, ci troviamo poi ad avere elencate nella tabella dei mercati tutti i mercati e facilmente riusciamo ad individuare la casellina nella quale c'è sulle scommesse attuali, ce ne sono due. Allora, okay, diciamo su questo evento Ancona Olbia abbiamo sull'esito finale messo due scommesse. Per avere però un rapido riassunto della situazione, abbiamo due metodi essenzialmente. Il primo metodo è quello di accedere alla finestra scommesse, alla pagina scommesse aperte. E avremo elencati tutti i nostri mercati con tutte le nostre scommesse in corso. Siamo anche in grado, cliccando su cancella tutte, di cancellarle tutte in un colpo solo. Questo può essere, ovviamente poi possiamo anche cancellarne una sola accedendo a quest'ultima colonna. Questo può essere un primo metodo per vedere tutte le scommesse aperte. Chiaramente una volta che il mercato viene chiuso, finirà nella tabella scommesse chiuse e sparirà dalla tabella scommesse aperte e qui avremo anche il resoconto finale del nostro profit o loss conseguito. Questo è un primo metodo. Il secondo metodo è quello di andare sul monitor mercati e cliccare su mie scommesse. In questo modo verranno aggiunti al monitor mercati solamente i mercati sui quali noi abbiamo delle scommesse aperte. E quindi in questo caso noi vediamo subito quali sono le nostre scommesse aperte, parzialmente eseguite, aperte nel senso non eseguite per niente, completamente integre e presenti sul mercato, le scommesse parzialmente eseguite, le scommesse completamente eseguite. Se ce ne sono di parzialmente eseguite o di totalmente eseguite, avremo anche già un calcolo del potenziale profit o loss sul mercato. E questo è un modo interessante perché poi, ma questo può essere fatto anche nella finestra scommesse, se noi abbiamo individuato quali sono le nostre scommesse aperte, non solo possiamo già cancellarle dalla finestra stato scommesse o anche dalla finestra monitor mercati cliccando quel tasto destro. Noi siamo in grado, facendo cancella le mie scommesse non abbinate, di cancellare le specifiche scommesse di quel mercato.
ma in entrambe le finestre è molto semplice fare doppio clic e aprire la finestra mercato. Quindi è un metodo abbastanza interessante per tenere sotto controllo la propria operatività e navigare, diciamo, tra i mercati sui quali siamo esposti. Arrivederci al prossimo video.